Venerdì, 26 luglio 2019. Santi Gioacchino e Anna. Dal libro dell'Esodo. In quei giorni, Dio pronunciò tutte queste parole. Io sono il Signore, tuo Dio, che ti ho fatto uscire dalla terra d'Egitto, dalla condizione servile. Non avrai altri dei di fronte a me. Non ti farai idolo né immagine alcuna di quanto è lassù nel cielo, né di quanto è qua giù sulla terra, né di quanto è nelle acque sotto la terra. Non ti prostrerai davanti a loro e non li servirai, perché io, il Signore, tuo Dio, sono un Dio geloso, che punisce la colpa dei padri nei figli, fino alla terza e alla quarta generazione, per coloro che mi odiano, ma che dimostra la sua bontà fino a mille generazioni, per quelli che mi amano e osservano i miei comandamenti. Non pronuncerai in vano il nome del Signore, tuo Dio, perché il Signore non lascia impunito chi pronuncia il suo nome in vano. Ricordati del giorno del sabato per santificarlo. 6 giorni lavorerai e farai ogni tuo lavoro, ma il 7° giorno è il sabato, in onore del Signore, tuo Dio. Non farai alcun lavoro, né tu, né tuo figlio, né tua figlia, né il tuo schiavo, né la tua schiava, né il tuo bestiame, né il forestiero che dimora presso di te. Perché in 6 giorni il Signore ha fatto il cielo e la terra, e il mare, e quanto è in essi, ma si è riposato il 7° giorno. Perciò il Signore ha benedetto il giorno del sabato e lo ha consacrato. Onora tuo padre e tua madre, perché si prolunghino i tuoi giorni nel paese che il Signore, tuo Dio, ti dà. Non ucciderai. Non commetterai adulterio. Non ruberai. Non pronuncerai falsa testimonianza contro il tuo prossimo. Non desidererai la casa del tuo prossimo. Non desidererai la moglie del tuo prossimo, né il suo schiavo, né la sua schiava, né il suo bue, né il suo asino, né alcuna cosa che appartenga al tuo prossimo. Dal Salmo 18. Signore, tu hai parole di vita eterna. La legge del Signore è perfetta, rinfranca l'anima. La testimonianza del Signore è stabile, rende saggio il semplice. Signore, tu hai parole di vita eterna. I precetti del Signore sono retti, fanno gioire il cuore. Il comando del Signore è limpido, illumina gli occhi. Signore, tu hai parole di vita eterna. Il timore del Signore è puro, rimane per sempre. I giudizi del Signore sono fedeli, sono tutti giusti. Signore, tu hai parole di vita eterna. Più preziosi dell'oro, di molto oro fino, più dolci del miele e di un favo stillante. Signore, tu hai parole di vita eterna. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: voi dunque ascoltate la parabola del seminatore. Ogni volta che uno ascolta la parola del regno e non la comprende, viene il maligno e ruba ciò che è stato seminato nel suo cuore. Questo è il seme seminato lungo la strada. Quello che è stato seminato sul terreno sassoso è colui che ascolta la parola e la coglie subito con gioia, ma non ha in sé radici ed è incostante, sicché appena giunge una tribolazione o una persecuzione a causa della parola, egli subito viene meno. Quello seminato tra i rovi è colui che ascolta la parola, ma la preoccupazione del mondo
e la seduzione della ricchezza soffocano la parola, ed essa non dà frutto. Quello seminato sul terreno buono è colui che ascolta la parola e la comprende. Questi dà frutto e produce il 100, il 60, il 30 per 1.